Non vorrei, voglio, che in questa partita la squadra metta in campo sicuramente altre qualità, altre cose, perché l'ha lasciata intravedere, e in parte nella partita di Bergamo e anche in questi tre giorni di allenamento. Adesso spetta la squadra, insomma, reagire e andare in campo veramente con il piglio giusto e con anche l'attenzione giusta, perché non ci si può condannare al di là dei meriti degli avversari. No, assolutamente sì, insomma, io credo che la squadra non può non proporre una ferocia che è una caratteristica di tutte le squadre in generale, perché l'Inter è in prima in classifica non solo per le qualità tecniche, anzi, devo essere sincero, insomma, quello che impressiona nell'ultima gestione, nell'ultima parte del campionato, è proprio che ha acquisito una ferocia agonistica, e se lo fa la prima in classifica o le prime in classifica, figuriamoci una squadra che parte per un certo tipo di campionato. Quindi da questa situazione poi si va avanti per tutto il resto. Ho sempre detto che l'aspetto tattico è conseguenziale a quello che è l'approccio, però io credo che è ora, insomma, di finirla con questo. Se no sembra che stiamo parlando sempre con dei bambini dell'asilo, no, sono professionisti. Allora, sorpreso, io dico semplicemente che questa è una squadra che per valori non deve stare in questa situazione. Poi, ovviamente, che significa questo? Significa che deve stare nell'otto delle squadre che si giocano la salvezza. Quindi non è che sto dicendo che è una squadra che può ambire una metà classifica per come è stata strutturata, ma io conosco la società, conosco Beppe Ursino, da tanti, troppi anni sanno, diciamo così, quello che ci vuole per mantenere le categorie, oppure in caso, come è successo l'anno scorso, per tornare nella categoria massima. Quindi loro sanno benissimo, e credo che la conferma l'ho avuta dalla squadra che alleno. Il valore del Torino è indiscutibile. Devo essere, senza essere ipocrita, perché non mi piace, è chiaro, il Torino ha vissuto 10 giorni non normali. Questo purtroppo è l'anomalia di questo campionato, ma soprattutto l'anomalia della nostra vita. La rotta deve essere invertita da subito, non c'è tempo per poter pensare a qualcosa di diverso. Cari, i numeri sono spietati. Se lei mi parla di numeri, riferimento a gol fatti e gol subiti, ai punti in classifica, verrebbe da pensare che non ci sia niente da fare o poco da fare. Io invece la penso in maniera completamente diversa per tutte e tre le situazioni. Quindi bisogna difendere meglio, bisogna evitare degli errori che anche nella partita di Bergamo, un pochino in generale, sono stati fatti. Per quello che riguarda l'attacco, mi sento di poter sbilanciarmi. È una squadra che ha più potenzialità di quelli che è riuscito ad esprimere.